Voglio ringraziare insieme a Don Luis anche il comandante per le nostre missioni. Abbi pietà di noi. Essendo appunto il 25esimo anniversario. Poi la 3 e Riccardo ritorna al centro della sinodoma. Nasce nel 1673 e sono gli applausi. Quindi aspettiamo solo voi. Grazie. Le nobili donne con il falco orario ci cacciavano la gru, che è un uccello alto un metro e mezzo e può arrivare. Voglio meno, cacci bene. Che bello. Lo facciamo prima così non scappi se vedi che va male. Mezza costa in rotta. Allora, i consiglieri possono tendere il canopo. Siamo quasi pronti. Mentre, cos'è, già partita? Pigiolo e mezza costa. Mezza costa che arriva su Trappa. Sono un po' cesura. Vai. Riesci mica a passarlo, ogni sta davanti e Pigiolo subito. In seconda posizione, prima e seconda, Cannalini e Pigiolo passano in finale. Mezza costa, ahimè, lentamente arriva. Niente da fare. Allora, passiamo un attimo l'annuncio, pronto? Partiti, eccoli qua. Allora, Fontana, Riccardo. Allora, ricordiamo che vale la regola del pallido, anche sta cercando di salire. Che recitava, si prega di non legare gli asini di sotto perché disturba la contrada La Fontana e la contrada Canalina. Vi ricordo anche i nomi dei cantini per Pigiolo. Tutto pronto, partiti, eccoli qua, Fontana e Canalina, eccolo, lo sapevo, preciso. Allora, Canalina in testa, Fontanando, fanno di sentire. Sorpasso del promontorio e come scorta, attenzione, sorpasso
era tiratissima con tutte le contrade vicine, tutte le contrade, davvero. Allora, direi che la contrada della Canalina... Una...